vendicarmi contro Icardi e Pogba. Faremo un faccia a faccia Ronaldo e Ronaldo Junior contro Icardi e Pogba, signori. Occuparmi, c'è qualcuno dietro quei cespugli. Ronaldo per la prima volta si vendica. Ronaldo e Ronaldo Junior insieme, ragazzi, per la prima volta. Icardi e Pogba, uscite immediatamente, che lo so che siete lì dentro. Io adesso chiamerò la polizia come prima cosa. Ci hanno attaccato. Cos'è che rubate la moglie degli altri, eh? Colpo segreto, vado. Aia, aia, non vale. Oh, in due. E adesso anche Icardi. Boom! Ronaldo Junior ha devastato Icardi e Pogba, vabbè, insomma. Ciao a tutti, pagliacci e pagliacce, qua è Megozzo. Benvenuti in questo nuovo video della vita reale. Possiamo dire, dai ragazzi, sia da calciatore che da bambino. Perché oggi, attenzione ragazzi, oggi dopo 100 episodi e passa che abbiamo fatto sia da Ronaldo Junior che da CR7, attenzione, sì, i nostri due padre e figlio, se vogliamo dire così, padre e figlio ragazzi, uniranno le forze, attenzione, perché la situazione lo richiederà. Perché ragazzi, finalmente Cristiano Ronaldo, diciamo che è uscito diciamo che è uscito il coraggio, ragazzi, per affrontare le cose. Infatti Ronaldo Junior, ragazzi, l'ha spronato abbastanza, per cui adesso penso che parti la vendetta di Cristiano Ronaldo, ragazzi, contro tutti. Perché ragazzi, noi ci siamo sempre comportati bene con gli altri, ma gli altri ci hanno sempre dato fastidio e sempre dato problemi in tutta la serie. Prima di passare al video, ragazzi, come al solito saluto due di voi su Instagram. Saluto Raffaele Contaldi 2007 che mi scrive: sei migliore bro. Grazie Raffa, bello anche per te, è sempre la grande. E saluto anche M.Borti che mi scrive: continua così grande, sei un figo. E che l'hai capito solo adesso? Ciao Borti, ti saluto. È bello anche per te. Dovete essere salutati da me in tutti i prossimi video. Mi chiedete sempre Omega, mi saluti. Io cerco di fare il possibile, però fate il possibile anche voi. Trovate il mio Instagram qui e in descrizione, ragazzi. Devastate quel maledetto tasto, così mi potete venire a seguire e potete essere salutati in tutti i prossimi video. Io mi raccomando che ci conto. E ragazzi, benvenuti. Perché Ronaldo, ragazzi, oggi si sente carico. Voi siete carichi? Siete carichi, porca di una miseria? Io spero che voi siate carichi a bomba. Allora, ragazzi, come ben sapete, vi faccio un riassunto dell'episodio di ieri. Ci siamo finalmente fidanzati con Belen e mi sento un chiancone in meno nell'anima, dato tutte le cose brutte che ci sono successe: il divorzio con Jasmine, la Lamborghini rubata, le auto distrutte. Insomma ragazzi, dei complotti veramente veramente brutti contro il nostro campione. Ragazzi, come vedete ci sono Ronaldo Junior e Belen che stanno un attimino discutendo, perché ovviamente ragazzi Belen è appena arrivata, io l'ho presentata. Infatti, come avrete ben capito, Belen ora vivrà a casa nostra. Ho apprezzato anche i vostri consigli, ragazzi, che mi avete detto: Belen è bella, che la volete con le tette più grandi e cambiate i vestiti. Quindi ragazzi, sicuramente nei prossimi episodi le cambiamo i vestiti e le facciamo le tette più grandi senza problemi. E sempre ovviamente nei commenti tutti i consigli, se vorreste vedere altri personaggi, altre cose, quindi tutto quello che volete voi. Allora ragazzi, oggi io stavo aspettando in realtà che un altro giro finisca di parlare, perché ho intenzione finalmente di vendicarmi contro Icardi e Pogba. Esatto ragazzi, perché Ronaldo Junior mi ha rivelato che porca miseria sono stati loro, io manco lo sapevo. Quindi ragazzi, cosa faremo oggi? Sono deciso, sono cazzuto, ho imparato anch'io a fare le pazzie come Ronaldo Junior. No ragazzi, non è vero, io sono un po' più brillante rispetto a lui. Quindi ora andremo, mi farà vedere dove abitano e faremo un faccia a faccia Ronaldo e Ronaldo Junior contro Icardi e Pogba, signori. Ok ragazzi, mentre i nostri tre personaggi parlano, Ronaldo sta incitando Ronaldo Junior ad andare, perché capito raga, se vi rubano una macchina e voi sapete che è stato, non vedete l'ora di creparlo di mazzate, porca di una miseria. Quindi Ronaldo Junior, sbrigati per favore, sbrigati. Vabbè dai Ronaldo Junior, io intanto vado a uscire l'auto, tanto l'auto non è che ci vuole assai uscirla. Bene ragazzi, mentre Ronaldo Junior finisce la sua chiacchierata con Belen, io ovviamente vi ringrazio ancora per ragazzi il supporto che avete dato e spero ne darete ancora, perché ne ho davvero bisogno in questo periodo. Quindi grazie ancora a tutti. Usciamo la... no, la Lamborghini, se no usciamo la Mercedes, dai, oggi ho voglia di Mercedes. Bene sì ragazzi, dovrete scusarmi, ma ho lasciato fuori soltanto la Mercedes e...
la Porsche, dovrete scusarmi. Anche perché ho paura, porca miseria, regà. Cioè, ho lasciato le macchine d'epoca. Sì, sono, hanno valore, però, raga, ho lasciato queste. Oh, devo preoccuparmi, c'è qualcuno dietro quei cespugli? Cioè, che devo dirvi, regà? Ronaldo Junior, se si sbriga, Ronaldo per la prima volta si vendica. Ronaldo Junior, sei carico, figliolo? A bomba, ragazzi. Adesso Ronaldo Junior ci indicherà dov'è la casa di Cardi e Pogba. Perché andremo e faremo, ragazzi, il casino, Ronaldo e Ronaldo Junior insieme, ragazzi, per la prima volta. Pagliacci, siete pronti? Ronaldo Junior ci ha messo il segnalino, cioè, vabbè, ragazzi, la zona più o meno, perché non se lo ricorda bene manco lui, però si ricorda ovviamente la zona, è sulla costa. Ma non mai diremo, oh, perché ci avete rubato Lamborghini? Perché è sta mafia, ragazzi? Perché noi, cioè, ragazzi, detto la verità, Ronaldo ha mai rubato una macchina a nessuno? Io ricordi no. Vabbè, cosa abbiamo fatto con Ronaldo di male? Cioè, niente, ragazzi. A parte le cose che ci hanno fatto gli altri, Ronaldo è sempre stato tranquillo. Ma sì, perché comunque ha avuto una moglie, ha avuto tutte le auto che voleva. Quindi, ragazzi, è stato sempre scialla. Avete ancora messo un bel like a bomba? Non vi siete iscritti? Ora lo dovete fare. Ecco, ragazzi, questa dovrebbe essere la casa di Cardi e Pogba. Ronaldo Junior, sei sicuro sia questa? Ok. Allora, entriamo. Bene, ragazzi, preparatevi, perché eccoli, li vedo già da qui. Ronaldo e Ronaldo Junior sono entrati di arroganza dentro la proprietà di Cardi e Pogba, se è la loro, insomma. Figliolo, esci, che adesso spacchiamo tutto. Cardi e Pogba, uscite immediatamente, che lo so che siete lì dentro. Ragazzi, come vedete ci sono due Lamborghini. Vedete che sono prerubate anche quelle, che è proprio un'impresa andare a rubare Lamborghini allo Santos. Sare che i calciatori vengono allo Santos per rubare Lamborghini, mi sembra. Allora, che cos'è sta mafia qui? Che abbiamo capito, eh? Non uscite, eh? Volete uscire di casa? Guardate che lo so che siete lì dentro. Guarda, fanno finta di niente, che stanno a guardare. Stanno a guardare qualcosa. Ronaldo Junior, tieniti pronto, figliolo, che adesso spaccheremo tutto. Beh, allora, che avete da dire, Icardi e Pogba? Mio figlio mi ha detto che è venuto qui a prendersi la Lamborghini, perché, ragazzi, Ronaldo Junior sa rubare le cose, no? A differenza vostra. E vedo che lì ci sono altre due Lamborghini. Non oso immaginare di chi siano e perché le avete rubate. Io adesso chiamerò la polizia. Come prima cosa potrete parlare direttamente con loro. Avete capito? Così imparate a rubare al grande CR7, raga, perché non si ruba. E se continuate a discutere, a dire che non siete stati voi, perché, ragazzi, hanno il coraggio di dire che non sono stati loro. Adesso una pattuglia sta arrivando. Come non siete stati voi? Ragazzi, come immaginabile, Icardi e Pogba, di fronte alla dura verità e alle provocazioni, ci hanno attaccato. Cosa che rubate il Lamborghini degli altri, eh? Brutti infami, Ronaldo Junior, vengo io, figliolo, ti aiuto io, colpo segreto, vado! L'ha atterrato, lascia stare mio figlio, lascia stare il mio successore, picchia duro Ronaldo Junior, come tuo padre. Come tuo padre, che fai, Cardi? Hai paura? Non vieni, Cardi? Hai paura? Vieni, t'ammazzo, infame. Non dovete più rubare le Lamborghini degli altri. Figlio, non resisti finché non arriva la polizia. Date aiuto io, lasciate stare mio figlio. Allora, mi brucia, ragazzi. Vedete come gli brucia Cardi e Pogba, che sanno che Ronaldo ha scoperto la verità e tutto il resto. Poi, ok, ragazzi, siamo in questa situazione. Quando arriva la polizia, diremo sicuramente che Cardi e Pogba hanno provato ad attaccarci. Non so che attaccare. Aia, aia, non vale. Oh, in due, e adesso anche Cardi. Boom! Oddio! Ma con il wrestling, ragazzi! Ma con il wrestling! Basta, avete capito? Ne vuoi ancora? Ne vuoi ancora? Ne vuoi ancora? Ragazzi, io spero che i poliziotti arrivino presto, perché non ce la faccio più. Beh, ecco, uno è andato! Anche lui! Oh, lascia stare mio figlio! Lascia stare mio figlio infame! Ragazzi, sono arrivati le poliziotte! Poliziotte, vi ho chiamato io! Allora, sta succedendo una brutta cosa. Allora, vi prego, fate qualcosa, perché questi due qui mi hanno rubato la Lamborghini! Per favore, fate qualcosa! Stanno anche picchiando mio figlio! Guardate, perché sono stati scoperti! Per favore, fate qualcosa! Per favore! Ok, ragazzi, i poliziotte mi stanno dicendo che ora risolveranno il caso, sì. E muovetevi però, prima che mio figlio... Oh, Ronaldo Junior, tutto ok lì giù? Tutto ok? Lascia stare mio figlio, cane! Mamma mia, figliolo, hai spaccato tutto! Ronaldo Junior, sei stato grande, raga! Ronaldo Junior, ero devastato di Cardi e Pogba! Beh, insomma... No, allora, ci deve essere un errore! Icardi e Pogba, guarda stivo infami, stanno negando tutto! Poliziotta, se le guarda nell'archivio di polizia, raga, vi ricordate che abbiamo fatto la denuncia? Cioè, sta la nostra denuncia, porca miseria! E hanno rubato la nostra Lamborghini! E l'unico testimone è mio figlio, che è venuto qui e se l'è ripresa! Quindi arrestate sti due infami, per favore, perché non se lo... Guardate che faccia da delinquenti! Che mannaggia! Oh, Ronaldo, te stai un po' fermo, ragazzi! Ronaldo, stai in ebollizione! Non riesci a stare fermo per quanto è incazzato! Beh, ragazzi, dopo una lunga lotta, finalmente Cardi e Pogba verranno arrestati, portati in caserma dove faranno gli accertamenti.
La poliziotta stessa si è resa conto che si stavano agitando, qualcosa non andava. E guardate, la poliziotta ha estratto erpistoloni. Così si sono cagati addosso, ragazzi. Ora non fate più i forti, Brave poliziotte, brave. Brave poliziotte, brave. Basta. Pronto Junior, direi che è fatta, ragazzi. Ci siamo presi la nostra prima vendetta, devo dire. Quindi, ragazzi, Ronaldo e Ronaldo Junior sono riusciti nel loro intento. Per ora abbiamo preso la nostra vendetta contro Icardi e Pogba, ma vi ricordo che la lista è ancora lunga, ragazzi. In cima c'è Jasmine, lo sapete, è lei che ci ha rovinato tutto. Però quello, se voi siete d'accordo, lo lasciamo fare a Belen, dipende dai vostri commenti. Bene, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, ragazzi, per il supporto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, per non perdere gli altri episodi, di cui io vi ringrazio già da adesso, se vi iscrivete. In descrizione trovate le mie maglie ufficiali in edizione limitata. Vero Ronaldo? Dice lui di comprarle, ragazzi. Se è sempre in descrizione, fate come Ronaldo, che va qui e mi viene a seguire su Instagram. Mi raccomando, fatelo. Passateci, ragazzi, 2 minutini se volete essere salutati da me, da Ronaldo e da Ronaldo Junior a bomba. Ragazzi, che incredibile! Hanno devastato tutto oggi. Attenzione, hanno fatto coppia per la prima volta. Per questo video è tutto, ragazzi. Io vi ringrazio ancora tutti per la visione. Se vediamo ad un prossimo video. Qua Gozzo e ciao!